Terza vittoria consecutiva, 9 gol segnati in 3 partite, sono i numeri del nuovo Brindisi targato Ezio Castellucci. Partita speciale per Cacace, capitano della Gelbison, ex di turno. La Gelbison si presenta a Brindisi con il 4-1-4-1, in avanti l'esperto Varriale. Al terzo minuto il Brindisi è subito pericoloso con Pastore. Al sesto ci prova anche Cristiano Ancora, il giocatore più in forma dei suoi. Undicesimo, Gelbison pericolosa con Cacace, calcio di punizione alto. 17esimo, si fa vedere il Brindisi, numero di Ancora, si libera della marcatura, tiro fuori non di molto, la gara è piacevole. 27esimo, il vantaggio degli ospiti, clamoroso il pasticcio di Pizzolato che colpisce con un pugno il suo difensore Terraciano. Infortunio che vale il vantaggio di Varriale. 1-0 per la Gelbison. Terraciano resterà in campo con una vistosa fasciatura, per lui 4 punti di sutura in ospedale. Sotto di un gol i biancoazzurri hanno una reazione immediata. 30esimo, tiro cross, spicuzza, si salva poi la volée di Cristiano Ancora, l'estremo difensore della Gelbison. 31esimo, l'occasione per il Brindisi è clamorosa, serie di batti e ribatti nell'area campana, lo Iodice si divora letteralmente un gol provvidenziale, l'intervento di un difensore della Gelbison sulla linea. C'è solo il Brindisi adesso in campo. 40esimo, Pastore prova il destro a giro, tentativo vellutato, volo d'angelo di Spicuzza in giornata di grazia. Passiamo al secondo tempo, entra Molinari, esce lo Iodice. 11esimo, ancora Gelbison con Varriale, evviva la formazione di mister Logarzo ed è davvero ben messa in campo. 14esimo, entra Oliveira, esce Pastore e la svolta, Oliveira torna in campo dopo 2 settimane che non l'avevano visto neppure convocato. 16esimo, Sica tutto solo, mette dentro, si immola Terraciano, partita strepitosa la sua. Entra Bovi al posto di Iorio nella Gelbison. Al 25esimo Danucci prende in mano la situazione, dribbling tutto solo davanti al portiere avversario, trova l'angolino più lontano, 1-1, una liberazione per la squadra e per tutto il Fanuzzi. Il Brindisi perviene al pareggio, risultato meritato per quello che si stava vedendo sul rettangolo di gioco. Grande festa per Danucci, secondo gol in campionato per il centrocampista ex Juve Stabia. Il gol è nell'aria, ancora una volta protagonista Oliveira. 38esimo, fa tutto solo, doppio dribbling, il tiro, la respinta corta di Spicuzza e in agguato Varsi che trova il gol, ribalta lo score il Brindisi 2-1. Grande festa per l'ex giocatore di Aversa e Matera che festeggia sotto la curva. Gol preziosissimo quello di Alfredo Varsi, classe 94, che era ritornato proprio oggi titolare per l'assenza di De Vivo. Castellucci blinda il risultato buttando nella mischia anche Romito. 43esimo, scambio tutto sudamericano tra Oliveira e Molinari, il tiro della punta argentina, Spicuzza si allunga così mettendo in calcio d'angolo. Il Brindisi legittima la vittoria, la terza consecutiva, affermazione pesantissima per i biancazzurri che continuano a scalare posizioni in classifica. Festa grande nel Fanuzzi e domenica prossima c'è il big match della Simonetta Lamberti con la Cavese.